Marco, subito una domanda a bruciapelo: saranno baci e abbracci con i tuoi ex dirigenti e compagni di squadra? Come no, 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 no. Sì. Io Pineto c'è un ottimo rapporto con tutti, con la società in primis e poi con tutti i giocatori. Non nascondo che mi ci sento con alcuni un giorno sì, un giorno no, perché a parte il legame di campo, però con alcuni sono diventato veramente amico. Perché è finita? È finita per scelte societarie, scelte tecniche, avevano altre intenzioni, altri progetti e io ho deciso di cambiare casacca. Adesso mi trovo a Notaresco, sono contento di stare qua e pensiamo al Notaresco. Ti vediamo super motivato, stai benissimo dal punto di vista fisico, soprattutto decisivo, insomma il gol che hai fatto a Recanati. No, tutto dire, sto bene, ma io l'ho sempre detto, fin quando la testa mi accompagna, la voglia mi accompagna, poi l'aspetto fisico è una conseguenza. Io mi trovo bene, mi sono trovato bene dal primo giorno che sono arrivato qui. Normale, non ti nascondo che sono rimasto dispiaciuto dalla decisione del Pineto, però fa parte del calcio, non è la prima volta che mi è successo e speriamo di fare bene con il Notaresco. Poi c'è da dire che la carta d'identità, mai come in questo caso, è assolutamente relativa tra te, Ginestra e Marco Sansovini, tre vecchietti, però ci sono anche giovani, insomma un bel mix. No, ma questa è una squadra formata da ottimi over. Ma quello che a me, l'ho sempre detto, mi ha impressionato è la qualità degli under. Perché qui ci sono veramente under forti che ci stanno dando una grossa mano e soprattutto sono under di proprietà del Notaresco e quindi vuol dire che anche la società in passato ha lavorato bene. Che derby ti aspetti? È normale che affrontiamo, secondo me, è la squadra più forte del campionato. A livello di rosa è la squadra più forte. In assoluto? Secondo me sì. Più di Campobasso, Recanati. Secondo me sì, a livello dei 20 giocatori, di tutta la rosa al completo, secondo me il Pineto è la squadra più forte. Ha un allenatore preparato e se la può giocare, secondo me, con le altre tranquillamente. È normale, affrontiamo una squadra che ultimamente si è ripresa. Non è partita benissimo e si è ripresa. Noi dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto in passato, come abbiamo fatto queste partite, come abbiamo giocato con Campobasso, come abbiamo giocato con Recanatese. Perché se affrontiamo, come ho detto prima, le partite in questo modo, con questa cattiveria, ce la possiamo giocare anche col Pineto. Se affrontiamo il Pineto con la mentalità della prima in classifica, prendiamo una batosta. Questo è il messaggio di Marco Pomante, l'ultima ancora sul Pineto, che è profondamente cambiato soprattutto lì davanti, no? Sì, sì, no, è stata una scelta della società che secondo me ha preso giocatori importanti, perché Pippi è uno che fino all'anno scorso ha sempre fatto tanti gol in Serie D. Sarrizzo, Alessandro, vabbè, si conosce. Io Sarrizzo non lo conoscevo, mi ha impressionato. Ma lì il Pineto è forte, tutta la squadra, anche lo Zoccolo Duro, dai vari Pepe, Orlando, Stefano Amadio, Ciarcelluti, Remo Amadio. È una squadra forte, Massimo, è una squadra forte. Spero che non iniziamo a far vedere più il là possibile. Diciamo da lunedì. No, neanche fra 2 o 3 settimane, possono ancora aspettare, dai.